Eccoli. Intanto Manuel e Riccardo stanno cantando. Di conseguenza, però, io chiedo un'opinione a Kaiser. Non se l'aspettava nessuno. Mourinho che spose il progetto del Fenerbahce ed approda in Turkish Super League. Allora, intanto bisogna rimarcare una cosa. Quanto è signore José Mourinho che oggi ha detto subito, ve lo spiego con le mie parole, non ho mai chiesto alla dirigenza un giocatore della S Roma. Apro e chiudo parentesi perché dopo tutte le cartate di merda che ha dovuto subire dai media italiani, lui ha dichiarato di non aver mai chiesto un giocatore della Roma. Già la gente vuole Dybala, vuole Lukaku. Appena arrivato, anche volendo. Ma ieri, Kaiser, se leggi i giornali... ci credo, a parte il fatto che Lukaku non è un giocatore nostro, Fra. Perciò... diciamo che era errore. Esatto. Squadra, per questo prenderà Lukaku, proprio perché... non è bravo, esatto. Ma Lukaku non è nostro, Lukaku noi ce lo siamo goduti un anno, sapevamo che sarebbe arrivato il 30 di agosto e sarebbe andato via il 30 giugno, nessuno ha mai ipotizzato e pensato di poterlo tenere, anche perché poi il progetto della Roma, Fra, l'abbiamo detto anche oggi, Francesca, il progetto della Roma è giovani, basta con questi vecchietti solo un anno, perché noi non siamo più un instant team, l'instant team c'era con José Mourinho, oggi la Roma non è più un instant team, è qualcosa che deve ricominciare a crescere, deve ricominciare a fare trading di giocatori se vuole migliorarsi negli anni, acquista poco e vende a tanto, ne compra 5, ne rivende 3, altrimenti è morte certa, perché noi non abbiamo dimostrato, se avessimo vinto l'Europa League l'anno scorso, allora sarebbe cambiato tutto, perché avremmo avuto un'entrata diversa, avremmo fatto la Champions. Non avendola vinta, non siamo più un instant team. Noi da oggi siamo una squadra tipo l'Udinese che era una volta, ma anche la stessa Roma di Sabatini. Vabbè, adesso non esageriamo, è un'iperbola al contrario questa. Non puoi parlare di politica. Roma all'Udinese. No, io parlo di politica. A parte l'Udinese di 10 anni fa, 15 anni fa, era una squadra che comunque arrivava sempre a ridosso delle prime. Ad oggi la rosa della Roma è molto più lontana da ridosso delle prime. Cioè bisogna essere anche un po' onesti. Vero. Allora a questo punto, visto che il focus è José Mourinho, ne approfitto per andare da Riccardo e da Manuel, che storicamente sono stati tra i suoi maggiori difensori, ammesso che ce ne fosse bisogno, perché il palmarès del mister portoghese parla chiaro, però a Roma Mourinho è un po' diviso, c'erano i mourinhisti, non mourinhisti, però voi che cosa ne pensate di questo? Sui social è diviso, perché allo stadio era univoco lo stadio. Tutto diverso, anche perché Roma-Verona, prima partita di De Rossi, subito coro per José e subito striscione per José, e non è stato il primo striscione, perché se vai in curva e parli con un tifoso della Roma, il tifoso della Roma difende José Mourinho. Due tra i più grandi streamer tifosi della Roma non vanno allo stadio, quindi non potevano saperlo. Vabbè, non hai fatto nomi, però hai lasciato... No, ma ci sono romanisti e romanisti, ma questo è un puro dato di fatto. Due tra i più grandi streamer della Roma non vanno allo stadio. Va bene. Frattempo, voglio un attimo sentire loro, perché insomma è vero che poi a Roma l'effetto Mourinho è stato un effetto importante, perché c'era sempre lo stadio pieno. Però poi in maniera postuma sono usciti fuori tanti che in qualche modo hanno dimostrato della credine, però insomma Mourinho ha fatto... Questa la piazza di Roma è qualcosa di impressionante, perché io ancora oggi mi chiedo ma che gli ha fatto Mourinho a sti ragazzi. A me mi ha portato, per me, perché io vivo su un mondo parallelo, io sono un tifoso becero, a me mi ha portato due coppe e la Champions League, e mi ha portato... 2-2. Sto dicendo nel mio mondo parallelo. Nel mio mondo per noi sono due, ma ha portato due coppe e una Champions League, ha portato mentalità europea, perché ha riportato la Roma ad essere costante in Europa, ha portato la voglia di vincere, ha portato un'energia che allo stadio Fonseca aveva appianato, auguri al Milan, aveva proprio appianato, allo stadio non ci andava più nessuno, Francesco, era morto lo stadio, ha riportato una verve, una, come dire, un'energia, ecco, detto prima, un'energia importante tra i tifosi della Roma, che ci ha dato, è come quello che sta a morire, gli mettono il defibrillatore, danno un botto e riportano in vita. Lui ha fatto questo, ma purtroppo... Come Mattioli a tifosi, praticamente. Comunque è vero, cioè, noi laziali potremmo sfotte quanto ci pare sul fatto dei derby, però alla fine il tifoso romanista con Mourinho non dico che si è divertito in campo, ma si è divertito nel senso a livello di entusiasmo, ha sognato, ha avuto una mentalità, ha portato una men-
mentalità da vincente, perché la Roma non vinceva un trofeo dal 2008, l'ultima arrivo la Coppa Italia, se non ricordo male. Tu sei della Lazio, in questo momento sei molto più lucido di tanti romanisti, e ti posso dire una cosa, che lo stesso Daniele De Rossi ha detto quando gli chiesero De Mourinho: speriamo che non mandiamo via pure questo, che non facciamo stancare anche Mourinho. Speriamo che non mandiamo via pure questo. Io ti parlo da laziale, come la ragiono io. Poi a me, io guardo sempre le cose a 360 gradi e non mi faccio condizionare dal sentimento, cose varie, anche se sono anti-romanista, questo l'ho sempre detto. Però quando c'è da parlare chiaro, quando fu annunciato Mourinho, io credimi andai, tra virgolette, a parte che è sempre stato il mio idolo Mourinho, andai veramente in uno stato di shock, come per dire: com'è possibile che la Roma si prenda uno come Mourinho e Calla, purtroppo vinceranno un trofeo? Questo è il mio primo pensiero, e così è stato. Cioè, a momenti vinceva pure l'Europa League. Ringrazio Dio che ci ha salvato da sta cosa. Spero di non generare una polemica di quelle pesanti. Nel senso, allora, io guardate che vi dico, secondo me. Allora, stavo dicendo che, a mio parere, paradossalmente, secondo me, la Roma meritava più di vincere l'Europa League, che poi alla fine non ha vinto, in quel di Budapest, perché gli è stato fatto un furto clamoroso. Taylor lì ha fatto qualcosa che rimarrà negli annali e soprattutto dei tifosi romanisti. Meritava molto più quella che la Conference, perché poi bisogna essere onesti. La Conference è stato un percorso molto tortuoso, perché tu col Bodo Glimt ci hai vinto solo una volta su quattro e una volta ci hai perso anche 6-1. Col Feyenoord forse meritava qualcosina in più il Feyenoord, e con il Leicester sicuramente in finale. Però io lo sai cosa penso, però io lo sai che comunque volevo aggiungere un altro discorso a quello che stavo dicendo, no? Che a Mourinho, io ringrazio Dio che la società non abbia portato giocatori con una personalità come forte, come quelli di Terry, Drogba, perché Mourinho ha bisogno di questi giocatori qua che vanno in guerra per lui. E io ho visto che qualche giocatore della Roma non è adatto alla mentalità di Mourinho, questo non l'ho visto. Io parlo di Pellegrini soprattutto, cioè io quando penso a questa cosa qui penso a Pellegrini. Vabbè, io ti ringrazio, lo sai, perché noi ci hanno sempre preso per stupidi, ok? Ci hanno sempre detto, perché magari cantavamo il coro, perché siamo persone gioiose. Ma sottovalutato. No, ti dico, però ci hanno sempre sottovalutato, i Mourinho di qua e di là. Quando in realtà il discorso è puramente calcistico, è puramente legato al fatto di vincere i trofei, è puramente legato anche a un'altra persona che c'ha tante cose in comune con lui, che è Carlo Ancelotti, che vanno super d'accordo, perché si tratta di persone che la unica differenza è che uno è andato a Roma, l'altro è andato a Real Madrid, poi uno ha vinto di più, uno ha vinto di meno, ok, però si tratta della stessa essenza. Allenatori importanti, personalità importanti che hanno bisogno di giocatori importanti. Spessore importante. Uomini, ma palle, soprattutto di personalità, palle. Esatto. Non serve solo il nome, non serve il nome, servono gente di personalità grossa. Ma lui ha creato Drogba, lui ha creato Terry. Lui che ha creato questi giocatori. Sono nati così. Terry, Drogba e tanti altri. Non so come si fa a dire che sia bollito, che sia incapace, solo noi. Lo sai perché? Io ti rispondo a questo. Aspetta, fammi rispondere a quello che appena detto. Allora, secondo me, lo sai qual è il punto? Di tanti tifosi che stanno sempre sui social, cosa pensano? Che dato che le tifoserie delle altre squadre insultavano a Roma per il suo gioco sporco e faceva schifo, e si facevano condizionare perché ormai si è andata con questa moda del bel gioco, e di conseguenza si facevano condizionare, ma io ti dico come ragionano le persone, secondo dal mio punto di vista. Quindi si facevano condizionare da questa idea. Allora, se Mourinho, la cosa bella di Mourinho, che dato che aveva una squadra limitata a livello sia numerico e anche di qualità, ha puntato più sull'Europa per poter uno vincere un trofeo, cosa fondamentale per una squadra, e il secondo è qualificarsi direttamente in Champions League tramite e dato che c'è una rosa limitata non puoi puntare a tutte e due, sia al campionato che all'Europa League, e di conseguenza questo ha creato una divisione tra certi tifosi o no, però qua ti ha fatto capire che lui voleva portare una mentalità vincente a livello europeo, che è la cosa più importante secondo me. E come diceva Kaiser l'altra volta, l'importante è vincere il trofeo,
chi se ne frega, anche la Coppa Italia, la Coppa del Non, io voglio, a fine stagione voglio alzare un trofeo, e quel trofeo ti portava direttamente alla Champions, non lo so, oltre a un trofeo importante come l'Europa League, e meno male che no, l'avete vinto. Diventati, noi, io sono il più vecchio qua, no? Noi andavamo sui treni speciali, no? E c'era il tifoso che faceva il tifoso, no? E ogni domenica era l'avventura. Però il tifoso, tutti commercialisti ora. Tutti commercialisti, ma levate mano di bocca, bravo. Tutti i fenomeni dei conti, il fair play finanziario. Ah, raga, ma che questo ci ha fatto vedere il trofeo? Ma chi cazzo ha mai visto? No, ma poi iniziamo media punti. Io manco lo scudetto ho visto. Io sono andato nel 2002. Ma avete pure sognato. Per una volta voi romanisti avete sognato. Solitamente sognate su fantasie, su cose che ne esistono. Però per una volta c'era una cosa concreta. Esatto, è una cosa concreta. Andiamo a sentire anche la Teodori che se la ride. Posso staccare? Rimaniamo sul focus Mourinho Fenerbahce. No, la Teodori ha totalmente l'opposto dei pensieri ascoltati fino adesso. E faccio una precisazione. Io non ho mai, e non sentirete mai dire dalla mia bocca che cosa Mourinho è un allenatore, come diceva, 11 metri bollito, perché sarebbe follia e sarebbe non capire niente di calcio e di allenatori. Io dico semplicemente che per un tifoso romanista oggi, e ne sono straconvinta, continuare a tirare fuori Mourinho è una cosa per me inascoltabile, per come vedo io il calcio. Cioè, José Mourinho, se andiamo a vedere i numeri, e quindi non ci facciamo prendere dall'operazione Mourinho, perché io vi ricordo, è arrivato, ancora deve mettere piede in Turchia, e già ha lanciato il suo, perché lui è un uomo che sa mettere al centro di tutto, non solo se stesso, ma anche i tifosi. Poi però a calcio bisogna saperci mettere i giocatori, bisogna saper gestire i giocatori, ma non soltanto dal punto di vista del sistema di gioco, anche a livello mentale. Quei giocatori scarsi che voi dicevate prima, non aveva la rosa, i giocatori scarsi, uno, sono gli stessi che aveva che ha avuto Daniele De Rossi. Alcuni sono stati da lui rivitalizzati, perché giocatori che con Mourinho sembravano dei morti in campo, con De Rossi hanno iniziato a performare diversamente. Seconda cosa, al di là del fatto che quando c'è un esonero è perché un allenatore non fa quello che la società ritiene che sia nelle corde della squadra, cioè cosa serve ancora tirare fuori Mourinho? Poi che tutti i romanisti siano vedove di Mourinho, assolutamente no, non mi risulta. Poi se ci siano, ovviamente gran parte che lo è, questo ci può stare, ma ci sono anche tante persone che sono strafelici dell'esonero di Mourinho e che vedono in De Rossi un nuovo punto di partenza per la Roma, perché se qualcuno non l'avesse capito, ma credo di sì, Kaiser l'ha spiegato molto bene, la Roma oggi non ha più bisogno di allenatori alla Mourinho per prendere i giocatoroni da gestire, andare a vincere in un'annata secca, bisogna partire a fare un progetto, e il progetto ha bisogno di tempo e di una piazza che sa pazientare. Quindi vi bocci di Stampin per intenderci. Certo, ma no, però assolutamente. Però risponde a Francesca, certo. Lo risponde a Francesca. Allora, innanzitutto qui non si parla di vedove, ma si stava analizzando, visto che il tema portato da Francesco era Mourinho, si stava analizzando la situazione Mourinho. Non è che si parla di vedove, io vi dico che per me è stata un'operazione sbagliata, perché in primis ha sbagliato la società, come diceva Jed, come diceva Jed. Ragazzi, vi devo lasciare però adesso. Sì, pure io, ragazzi. Ciao Carlo. Ciao. No, Nico, aspetta, dai, tanto manca poco, rimani qua, Nico. Nico, mancano 10 minuti. Nico, mancano 10 minuti, stai qua con noi, dai. Stavo dicendo, stai qui, grazie Nico, non andare, ciao. Nico, ci deve lasciare Nico. No, è vero, no, Nico ha detto che Nico ha detto che 10 minuti può stare qua, Nico. Nico, vieni tranquillo. Poi andiamo via tra 10 minuti. Aspetta, mi sento allora, prima che vadano via, perché devono andare via insieme perché hanno la trasmissione. Sentiamo Nico e Mito su Mourinho e poi riprendiamo il dibattito. Ecco. Vai Nico. Allora, giusto che mi, visto che mi vuole così tanto, lo accontento, grazie. No, allora, su Mourinho dico questa cosa: da buon juventino non ridere, mi è piaciuto allenatore a livello personale, però c'è un però. Lo riconosco come uno dei più grandi di sempre, quantomeno nel saper creare un certo tipo di dinamica. Cioè, io credo che alla Roma abbia fatto non bene di più Mourinho, nonostante poi il gioco che l'abbia portato non mi faccia impazzire. Però a differenza di persone che creano, diciamo, polarizzazione, io riconosco il fatto che, nonostante non sia uno dei miei giochi preferiti quelli che fa Mourinho,
è tremendamente efficace, perché raga, quando vedevo anche, che ne so, il caso della situazione, che poi vabbè, l'ha mandato via, però il qualsiasi tipo di giocatore dava l'anima al 100%, creava un certo tipo di ambiente, era merito di Mourinho. Anche certi tipi di giocatori sono venuti grazie a Mourinho, quindi oggettivamente ha portato pure una coppa a Roma, ha portato certi risultati, io credo che Mourinho alla Roma vi ha fatto molto bene. Detto ciò, ultimamente secondo me è calato, anche a livello di gioco, anche a livello di ambiente un pochettino, poi adesso i ragazzi in 11 metri dicono, anche Kaiser, dicono che in realtà lo stadio è diverso come cosa, quindi c'era un altro tipo di percezione. Però da quello che vedevo io c'era molto, come ha detto anche Francesca prima, per esempio, rappresenta un po' c'era un tipo di tifoso che era contro Mourinho, quindi in realtà da quello che vedevo sul web appunto era un pochettino diviso il pubblico, e quindi io penso che abbiano fatto anche bene a mandarlo via, semplicemente proprio per un discorso di anche riciclo. Cioè io sono passato con Allegri, per esempio, che anche Allegri è stato molto criticato, forse anche troppo per certi versi, però a un certo punto si arriva a una saturazione dell'ambiente che devi per forza cambiare. La mia opinione è questa, su Mourinho, nonostante, ripeto, non è il mio preferito. Io l'ascolterei per ore e ore. Hai qualche altra domanda da fargli, Nico? Ma andiamo a sentire Mito per dopo ti chiamo, Emi, chiamate a Kaiser in privato. Chiamate a Kaiser. Vuoi sentire? Andiamo entrambi, perché credo che debbano andare a mente in crescita. Ma no, non hai capito, mente in crescita. Questa sera può partire anche in ritardo. Allora, no, non è quanto vero, deve crescere sta mente. La cosa qua in questo allora, prima cosa, qua in questo canale c'è uno che ha il potere di fare che caghe non mi giù. Kage Bushi non ninjutsu, cioè la tecnica di modificazione del corpo. Che è successo? Ma che parli? Quello che è vero? Oh, esploso. Kaiser, ti ha detto? Ma che ne so io, che avevo solo jiu-jitsu. Ma io ho il dono della Trinità, posso stare su più canali contemporaneamente. Io stavo anche, tu non lo sai, ma io stavo anche sul canale di Don qualche minuto fa. E mi fammi riassunto di quello che mi hai detto adesso. Puoi dire un riassunto di quello che ho detto? No, vabbè. Gentilmente. No, a parte, fatemi parlare, così posso andare. No, per quanto riguarda invece Mourinho, qua la cosa mi stuzzica è il fatto che vada al Fenerbahce, perché hanno un pubblico molto forte, quindi secondo me lui può fare bene lì. Dall'altro un po' sono deluso, perché speravo che potesse continuare nei 5 maggiori campionati al mondo. Solo questa cosa qui, questa cosa veloce, cioè, secondo me Mourinho preferisco provare a vincere il campionato lì piuttosto che arrivare quinto in Inghilterra o in Italia. Che poi pure questa storia dei 5 campionati va un attimino rivista, perché la Francia, tolto il Paris Saint-Germain, le altre squadre sono a livello del Sassuolo. Appunto, questo non è vero, perché il Marsiglia ha fatto una semifinale di Champions. Io non condivido il campionato francese, per me è un bel campionato. Per me è un bel campionato. E Mourinho può fare il campionato francese, può andare a Monaco, Mourinho, sai che gli fa la cosa al Principato di Monaco, dove ribarta. Nico, tu cosa ne pensi? Lo scopriamo nella prossima puntata, quindi grazie ancora per questo assist, ne approfitto per grazie per avermi dato la parola, ne approfitto per salutare tutti molto volentieri, quindi avevo detto il don che sarei passato no, Nico, ma Nico. Passerò 10 minuti. Ma no, Nico, aspetta un secondo, dai. Io non andiamo dal don, lascia tutti quanti i canali, dai. Ciao ragazzi, ci aggiorniamo ciao, Nico. Ciao Nico, grazie mille per la tua presenza. Aspetta che finisco di salutarti. È stato un piacere stare con te questa sera e condividere dei momenti importanti insieme. Grazie mille, mi pare delle analisi. 40 minuti, occhio, dopo mi raccomando, non staccare. Dopo che ti chiamo, c'è una videochiamata fino alle 2 del mattino, non ti preoccupare, mi raccomando. Ciao ragazzi, ciao, è stato un piacere, alla prossima. Ciao Nico. Io aspetto gli altri sul canale dopo, Vitale. Ciao. Mito. Nico e Mito mi piacerebbero più come coppia di cantanti, tipo Benji e Fede. Uguali poi. Uguali. Perché?
Perché ridi? Io sono superiore a... Ma no, rido perché ho ma questa, anche... questa era una risata molto discriminatoria da parte no, tua. No, no, era una risata... Assolutamente sì. Assolutamente. Perché? Perché, perché hai fatto una risata discriminatoria? Ma discriminatoria per cosa... Ma io non mi sarei, ma io non mi sarei mai aspettato intendi? Da parte tua una risata discriminatoria a sti livelli. Riprendiamo, so, il dibattito su, riprendiamo il dibattito su Mourinho, perché c'era Riccardo che voleva replicare a... Sì, stavo dicendo a Francesca, stavo dicendo soltanto che per me il grande problema c'è stato a livello societario, perché tu prendi un mister come Mourinho e non gli prendi i giocatori come diceva Jed, non gli prendi i giocatori adatti. Ma allora di che stiamo a parlare? Co prendi a fa allora, esatto. Mourinho, se non gli puoi garantire quel tipo di giocatore, quello che dico io, poi accetto. Sì, però quello che dici è corretto, nel senso che lo prendi a fare Mourinho, se la tipologia di giocatori non è adatta a Mourinho, evidentemente il percorso che ha fatto quest'anno non è stato, secondo me, all'altezza di quello che lui poteva fare, quindi giusto Daniele De Rossi è giusto. E anche questo, però Francesca, però ragazzi, risposta, aspetta, lo prendi proprio per attrarli un certo tipo di giocatori, perché al di là che se poi dopo li compri. Il discorso però, che volevo rispondere, però non ci sarebbe mai andata la Roma senza Mourinho, manco Dybala. Manco Dybala, vero, rispondendo vero, a Francesca, verissimo. Dei giocatori che c'aveva Mourinho e quelli che poi c'ha avuto De Rossi, infatti, cara Francesca, Daniele inizialmente ha detto che c'aveva una squadra di fenomeni, adesso non riconferma nessuno, fate una domanda e date una risposta. Certo, certo, hai ragione. Nonostante frasi di circostanza, oppure... Fra io vado. Attenzione, frasi di circostanza giusto. Voglio sentire anche su Mourinho e poi tanto che siamo in chiusura... Perché poi c'è anche la tematica al volo su Scalvini che purtroppo salterà l'europeo, okay. Ma dico, ti sento anche su Mourinho e poi concludiamo. Dico la mia di Mourinho, è un grandissimo comunicatore e riesce a fare quello che è, ha una skill incredibile, che è quella che riesce a creare energia. La terza legge della termodinamica dice che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Lui è magico perché crea energia e quindi batte anche la terza legge della termodinamica. Scusate giornalisti se tiro fuori queste perle ogni tanto. Lo cacci via. E mi dici lo cacci via? Dai, mi dici lo cacci via? No, comunque credo che sia un ottimo comunicatore, non un grandissimo allenatore a oggi, però un grandissimo comunicatore, un grandissimo professionista che riesce a compattare un ambiente e a livello di stadio e a livello di spogliatoio. Alla Roma è andata male perché purtroppo non hanno seguito pedissequamente quello che lui necessitava, ed è quello, segnatevelo, che succederà a Conte con Aurelio De Laurentiis. Appena le cose vanno male, guardate che fa Conte. Ragazzi, faccio la domanda di 1 milione di dollari. Il Fenerbahce non vince il campionato turco dal 2014. Riuscirà José Mourinho a ribaltare le gerarchie e a raggiungere questa impresa? Posso dire un po' di cose su José Mourinho? Parte io vado, ragazzi, un bacio grande. Ciao amici, ci sentiamo domani mattina. Domani mattina, ciao. Allora, a parte ciao, campione. Bella Riccardo, bella Mane, bella Jed, bella Kaiser, Teodori, ciao, bacione, Francesco, grazie mille, grande, grande puntata. Scusa, perché mi chiami sempre per cognome? Non ho capito, prima mi chiamai Francesco, perché... adesso siamo passati a cognome. No, è una sorta di riverenza, no. Teodori. Un distacco che sia proprio un cornuto francese. No, bella francese, un abbraccione. Ciao, è un gran cornuto, è vero, grosse così, raga. Ciao, ragazzi. Ciao Emi, ciao. Allora, intanto quest'anno il Fenerbahce ha fatto 99 punti. Ma non l'ha vinto, quindi l'ha vinto il campionato con 99 punti è follia allo stato puro. Poi io voglio fare una domanda perché non riesco a capirla anche sui social, no? Se tu dici è successo Mourinho, anche a Liverpool comunque col City un anno 99 punti 97 99 quelli che erano, ne fece più di 90. Dicevo, perché quando si parla di Mourinho anche in via generale, no, perché tutti lo associano alla Roma? Ti faccio un esempio: sui social l'altro giorno ho messo un post riferito a Mourinho. Se Mourinho avesse fatto quello che Allegri ha fatto nella finale di Coppa Italia con l'Atalanta,
ho detto così, tanto per, avrebbero chiamato pure la Forestale e tutti sotto, sei un murignano, sei vedova De Murigno, ma perché? Sei bloccato dalla gaga, vedi, non sento più. Porca ha detto sì. Vabbè, io gli rispondo un attimo a quello che ha detto, nel senso che poi secondo me cioè Mourinho storicamente ce li ha questi atteggiamenti, ma poi anche Allegri è stato criticato per quell'evento lì, non è che è stato esente da giudizi e quant'altro. Diciamo la verità, Francesco, se l'avesse fatto Mourinho staremmo ancora a parlarne qua, anche se l'avesse fatto 3 anni fa. Però ad Agnelli non è piaciuto, Agnelli cioè, l'ha licenziato, non credo solo per quello, però poi alla fine non è piaciuta la Juve quel tipo di atteggiamento. Io ieri ho detto, se ci fosse stato Mourinho sulla panchina della Fiorentina, la Fiorentina avrebbe vinta la Conference. E tutta la gente ha ricominciato, con l'Olympiacos non avrebbe mai perso Mourinho. Ma se uno parla di Mourinho, perché deve parlare di Mourinho associato alla Roma? Mourinho è un personaggio, ha allenato 100 squadre, perché devo parlare solo di Roma? No, te lo spiego io, Enzo, perché il suo passato recente è legato alla Roma e quindi di conseguenza lo associa alla Roma. Cioè l'Inter l'ha allenata nel 2010, sono passati 14 anni, ragazzi. Sì, ma se io dico, secondo me con Mourinho la Fiorentina avrebbe vinto la Coppa, non sono una vedova di Mourinho, cioè non è che sto dicendo Mourinho della Roma l'avrebbe vinta. Ma è normale vinta. Perché te, Mourinho te allenatore, sei sul web sei catalogato come romanista, però, comunque ok, però il discorso di Kaiser ci sta, cioè comunque vabbè, ma è normale, allora se Kaiser fa un ragionamento generale non può per forza associarlo alla Roma e basta, cioè il suo discorso è l'intelligenza di ascolta. No, ma poi ma la gente non capisce niente, le volte nella sua impressione. No, io sempre volendo. Ragazzi, forse te lo succede, nel senso che poi allora io che non sono tifoso della Roma, secondo me se l'avessi fatto io quel TikTok o quel post non me l'avrebbero detto, perché poi c'è questo malcostume che magari sanno che Enzo è della Roma e quindi di conseguenza gli dicono vedova di Mourinho, ma non c'entra assolutamente niente. Ma se avessi fatto io la stessa cosa nessuno mi avrebbe detto niente. Sì, ma io voglio dire una cosa, cioè io vedo gente più incazzata con Mourinho a oggi, ancora oggi, che con Taylor. Cioè, per no, dire. I romanisti dicono no, a me che ce l'hanno rubata. No, sai che c'è, la cosa che mi fa ride è che l'altra, tra virgolette, le persone che la pensano diversamente da noi, che ovviamente esistono perché il mondo è questo, non, è come se la finale fosse saltata, è come se non fosse esistita. È come se si sono dimenticati. Non vedono l'ora che Mourinho saltava a qualsiasi cosa. C'è gente che è andata a Budapest. Stiamo parlando di gente che è andata a Budapest. No, cioè ma, che ma Manu, no, ma io non sento parlare della finale. C'è una bellissima. Ma io e Ced, che siamo della Lazio, ti abbiamo detto che quella è stata una finale falsata e rubata. E l'abbiamo detto noi che siamo laziali. Però comunque sia. Cioè, ringrazio Dio che c'è stato bene. Un fatto molto importante, nel senso che poi alla base di tutto, alla base del tifoso, e questa è una cosa brutta da dire, secondo me, c'è il risultato. Quindi al tifoso fondamentalmente interessava vincere e non gliene frega niente che poi gliel'hanno rubata. E comunque magari poi si ricorda che Mourinho giocava male e quindi dice a prescindere Mourinho la doveva vincere, che è un ragionamento sbagliato, perché lì chiunque ci fosse stato la Roma l'avrebbe persa. No, ma c'è anche chi gli ha dato contro. Anche quando c'è andato a piare parti in Europa, si è esposto alla grande e voleva ammazzare Taylor. Ma io come se fa a non volerlo apprezzare? Come si fa a criticarlo e a dire che lui è poco elegante ed è qua di là, che è andato là sotto, l'ha preso, gli ha detto queste cose? Io parlo dei tifosi della Roma. Ma, attenzione, ma al di là di poco elegante, lì la Roma si è giocata un sacco di soldi, perché la vittoria in Europa League, che è un trofeo, la partecipazione alla Supercoppa Europea e la partecipazione alla Champions, che ti portava 50 milioni di euro. È normale che poi te la rubano e stai bello che incazzato. No, ma a parte quello, Francesco, la storia. È la storia. Cioè, quella è la storia della Roma. Cioè, che poteva prendere quella piega lì. No? Eravamo arrivati lì. E che non è solo Coppa, Champions, qualificazione, come tanti altri vedono. È proprio la storia. Cioè, che io che vado a festeggiare per 2 anni di fila. Un gradino su... Cioè, essenzialmente avrebbe ripreso... Secondo me sarebbe diventato troppo potente. Ti dico la verità. Secondo me sarebbe diventato troppo potente. Però anche Daniele De Rossi, tu parli di storia, Daniele De Rossi è la storia della Roma, non è Mourinho la storia della Roma. Però Mourinho la deve scrivere, no, vai a cercare contenere. No, Francesco, non attacca al fino, noi stiamo a parlare di allenatori, Francesco, che vuoi mettere Mourinho con De Rossi? Imparagonabile. Sono allenatori. No, mi devi rispondere da giornalista,
No, io non ti sto paragonando, è come quando mi hanno paragonato qualcuno degli amici della Lazio, non Francesco, ma chi era? Augusto, mi pare, che ha paragonato Nainggolan a Milinkovic-Savic. Io personalmente la trovo assurda, perché non li puoi paragonare, cioè sono due giocatori troppo diversi per metterli a paragone, no? Quindi che cosa, cioè cosa ti devo dire? Però fra lì erano due giocatori, non mica giocatori, no? Però ti sto dicendo che quando io quello che mi dà fastidio è semplicemente il fatto che se fosse arrivato un altro allenatore sulla panchina della Roma che non avesse avuto il nome di Daniele De Rossi, tutto quello che decide probabilmente, sottolineo probabilmente, l'avrei compreso e detto anch'io. Perché? Ma perché c'entra Daniele? C'entra perché... Posso fare una domanda, Francesca? Posso fare una domanda? Perché non erano i risultati dalla sua parte, non è che è stato esonerato perché era antipatico alla piazza, Mourinho. Cioè, di che ti posso fare una domanda, Francesca? Certo. Allora, secondo te con Mourinho la Roma sarebbe arrivata in finale contro il Bayer Leverkusen? Per me no, con quella situazione che c'era no, assolutamente. Vabbè, no, finale o non finale con la Atalanta l'avresti persa, eh? Posso rispondere, no. Io, Gerber. Vabbè, oddio. Sì, certo. Per me Mourinho sono curioso di sapere. Per me Mourinho sarebbe uscito ai quarti col Milan, ma noi saremmo arrivati in Champions. Dici? Secondo me invece, secondo me sareste arrivati in finale, anzi contro l'Atalanta avreste pure vinta, sinceramente. I punti di differenza fatti tra De Rossi e Mourinho stanno tutti in partite nelle quali Mourinho ha giocato senza squadra. Guarda la prima partita di De Rossi, senza nulla togliere a De Rossi, perché io me lo tatuerei De Rossi se potessi. Ma che c'entra Daniele? Io non capisco che c'entra Daniele. No, infatti... La prima partita di De Rossi, ve la faccio breve. Roma-Verona. La Roma è stata presa a pallettate 70 minuti. Quelli hanno sbagliato rigore, gli hanno annullato un gol buono. Siamo stati mezz'ora dentro l'area di rigore. Alla fine, a Musculata, abbiamo vinto 2-1. Stessa identica partita. De Mourinho, senza un acquisto, perché era arrivato solo Christensen quando siamo andati a giocare a Verona. Ci siamo fatti due gol da soli. Si è rotto Dybala, abbiamo perso 2-1. C'è una partita che dovevamo vincere 3-0, abbiamo perso 2-1. Quindi da una parte la fortuna e dall'altra la sfortuna. Seconda partita, Salerno. A Roma va a Salerno, a detta di tutti, la peggior Roma della vita, no, da stagione, della vita, l'hanno detto tutti i romanisti. De Rossi fa 3 punti di inerzia. Mourinho gioca la prima partita contro la Salernitana senza Abraham rotto, Ibañez e Matic ceduti, Pellegrini e Dybala squalificati. Vatti a vedere la formazione, e nessuno acquisto fatto perché sono arrivati tutti dopo. Vatti a vedere la formazione di Roma Salernitana. Quella Roma fa fatica a salvarsi. La Roma pareggia 2-2 con due buci di culo di quel Candreva, che quando vede giallo rosso sembra il toro di Siviglia, che non so che sarazza di tutti i colori. E ha fatto 2 euro gol, una mezza papera di Smalling. Capisci? Questo ha fatto 1 punto in 2 partite senza una squadra. De Rossi ne ha fatti 6. Te potrei citare anche 300 partite col Sassuolo in casa, col Torino in casa, dove la Roma è stata abbastanza fortunata. A Firenze, cioè a Napoli, con l'Atalanta sei stato preso a pallettate, dove perde 6-0. Con Mourinho sfortunato, gli ha fatto una testa così, abbiamo fatto 1 pari. Sono state una serie di situazioni. Aiuto pure, allora, quindi poi, no, ma io non accetto proprio il suo dualismo, scusate, ma non lo condivido proprio, De Rossi e Mourinho, proprio non lo condivido, perché sono due cose estremamente differenti. Speriamo che Daniele ci possa portare a fare un campionato dignitosissimo da Roma e che la società gli compri i giocatori, ma io non lo paragono, ma è possibile. Se lei mi parla di Daniele, io non metto in mezzo Mourinho, cioè, non c'entra niente. Non l'ho capita affermazione. No, allora scusatemi, però per essere chiari, io vorrei capire da voi, da 11 metri anche Kaiser, per quale motivo è stato esonerato José Mourinho alla Roma? Motivo. Giocatori, bambini viziati, giocatori, risultati, sfortuna, bambini viziati che vanno sistemati, perché no, sono decisione sbagliata della società. No, no, però io sto rispondendo a lei, perché allora ti faccio un esempio. Cioè, ci sono presenti... Sì, però aspetta, io non voglio sapere quello che è la. Cioè, qual è il comunicato della società per cui giustificano l'esonero di José Mourinho? Perché viene noi non facciamo i giornalisti, quindi il comunicato non so però... riportartelo, però. Però ti posso dire i motivi. Cioè, se tu sai i motivi, insomma, dimmeli tu. Io ce lo posso dire, sinceramente. No, i risultati sono l'ultimo dei motivi. Mi sentite? Perché vi vedo mezzi frizzati. Sì, sì, sì. Sento. Dico,
I risultati sono l'ultimo delle problematiche. Una delle problematiche più grandi era il fatto che la Roma stava sul cazzo a tutti per colpa di José Mourinho, anche alla stessa Lega. Mourinho arrivava in conferenza stampa, parlava sempre di arbitri dicendo la verità e metteva in evidenza tutta la merda che c'è dietro al sistema. Lui arrivava e la diceva senza problemi. Guarda, facci caso, De Rossi non si lamenta neanche quando gli segnano con le mani dentro la porta, perché vuole far vedere che lui fa il contrario. Però diciamo che è stato anche nevralgico il momento, perché lui viene esonerato dopo il derby di Coppa Italia perso, se non sbaglio. No, lui viene esonerato dopo la partita del Milan, che ci hanno preso a pallettate. Un Milan che però in quel momento ha fatto 7 vittorie attaccate. Però era subito dopo il derby quella partita lì, quindi è stato, è stato influente pure il derby. Ma i derby sono sempre influenti, perché ha fatto schifo nei derby, bisogna dirlo. Però ci sono allenatori che soffrono il derby. Ciao Criminal, cioè guarda Pioli, adesso Pioli fa schifo. Pioli ha portato comunque uno scudetto al Milan dopo tanti anni, eppure non vince un derby neanche se si sbagliano. Se si sbagliano non vince il derby. Capita, sono partite che... un certo tipo di partite che alcuni allenatori non ce li hanno nel sangue. Guarda Inzaghi vinceva sempre il derby. Perché? Perché c'aveva un'altra. Comunque la cosa beh, però Lazio, il derby l'ha vinto. La Lazio lo vinceva grazie alla furbizia. Ma sai perché? Perché noi Sarri, secondo me, sapeva che i giocatori della Roma andavano con troppa foga e provocavano sempre, e quindi ha giocato più con la mente. Infatti, tutti i derby secondo me l'abbiamo vinti proprio su quello, puntando sul fatto che i giocatori della Roma andavano con una rabbia, con una provocazione che non stavano in cielo, quindi certo, erano poco lucidi. Alla Lazio gioco su. Ma guarda 1-0 vincevamo, non è che vincevamo 10-15-0, 1-0 vincevamo. E quindi io ti lancio una provocazione, Cedde. No, avrei preferito passare con la Z e vincere la conference. Ma tutte e due, perché devo scegliere una cosa? Tutte e due voglio. Così no, a derby che io controllo. La scelta l'ha fatta Sarri. Aridaie, ha giocato titolari, con tutti i titolari, ancora con questa storia. Ma perché vi inventate cose che non esistono? Ragazzi, non esistono queste cose, ma nessuno snobba. In conclusione, penso che su Mourinho abbiamo detto tutto. Chi vuole parlare lo faccia adesso o taccia per sempre. Infatti so che ha vinto la Coppa e ha fatto un'altra finale, quindi Se lo ricorderanno per questa Roma. E io ho festeggiato. Pure anche mio figlio saprà che abbiamo vinto la Coppa. Un'altra cosa, io ho sentito dire ai romanisti che abbiamo vinto una coppetta, questa cosa non si cancellerà mai, detto da un romanista. Vergogna. Ma potremmo dire i lacciali per sfotte, però alla fine sotto non è che rosichiamo di più. Ma che lo dice un romanista? Sì. No, io volevo chiamare in causa Kaiser su questo, perché si è espresso anche sui social e valutando insomma a un certo livello la conference, dicendo che poi Mourinho è l'unico che ci è riuscito, contestando un po' quello che ha fatto la Fiorentina, che ha fatto la Lazio nel suo percorso l'anno scorso. Però se poi guarda, questa è la mia opinione, l'ho detta anche prima, la Roma meritava di vincere l'Europa League, ma la conference è stato anche casuale, cioè nel senso che poi la Fiorentina poi poteva fare qualcosina in più. L'anno scorso la perde perché insomma il West Ham era più forte. Quest'anno italiano perché ha rinunciato a giocarsela. Io ho fatto un altro tipo di discorso. No, il tuo discorso è giustissimo quello che dici tu, però io sui social ho fatto un altro tipo di discorso. Io ho detto, per tutti quei tifosi che snobbano la conference e stanno in bluff, perché se tu non sei Juve, Inter o Milan, cioè tutte le altre società hanno una tradizione, una storia europea pari a zero. Perciò per tutte le altre squadre la conference vale come la Champions, perché noi non siamo né Inter né Milan né Juve, perché io ti faccio l'esempio di tutte le squadre. La Roma, parto dalla Roma, al di là del fatto che secondo me la Roma è stata la più presente in Europa in ogni epoca, perché nel 60 vince la Coppa delle Fiere, nel 70 che tutti fanno finta di niente. È buona? Vabbè, però stiamo là comunque, cioè, giochiamo contro squadre importanti, c'è il Barcellona. Per farti capire, nel 70 veniamo eliminati in Coppa delle Coppe in semifinale con la Monetina. Questo magari tanti fanno finta di niente. Dal Gornik Zabre, che fa la finale con Manchester City. Che nelle 80 perdiamo la Coppa Campioni in casa, nel 90 la Coppa UEFA. Però la Roma che tradizione c'ha? Una Coppa delle Fiere e una Conference. Perciò la Conference è una Coppa importante. A Lazio, se c'ha 124 anni di storia e tu fai l'Europa 2 anni, perché la Lazio fa finale di Parigi che perde con l'Inter,
un anno dopo, finale che vince col Mallorca, perciò un anno e tre mesi dopo, perché poi gioca contro il Manchester United, e con la 124 anni di storia racchiusi in 14 però io mesi. C'ero, il Napoli, a me del prima non frega niente, io ci stavo a Birmingham, ma sì. A Monte Carlo no. E il Napoli se non vince una Coppa UEFA, perché gioca col più grosso giocatore della storia del mondo, il Napoli non supera il miglior...